Una tripla del possibile sorpasso che non entra, il suono della sirena che fa esplodere la gioia in casa Amen-Sbarezzo. Gli Amaranto di coach Serravalle riescono ad avere la meglio della Vismedere Siena nella quinta e ultima gara della finale playoff. Una gara tesissima che inizialmente sembrava totalmente in mano agli aretini, trascinati dalle triple di Kirlis, ma la formazione senese non era arrivata per caso in questa finalissima, malgrado il divario in classifica al termine della stagione regolare. E così all'intervallo lungo si era minacciosamente riavvicinata. Si prosegue punto su punto fino al meno due a pochi secondi dalla fine, che rimarrà tale con la Vismedere che fallisce la tripla del clamoroso sorpasso. Finisce 76-74 e al suono della sirena esplode la felicità incontenibile della scuola basket Arezzo, che riesce a centrare l'obiettivo promozione in Serie C Gold. Un'impresa seguita da un migliaio di tifosi appassionati nel corso della diretta live streaming trasmessa sul canale Facebook di Arezzo TV con l'emozionante e palpitante telecronaca di Carlo Benucci. Il tenore dell'impresa è tutta nella commozione del presidente Mauro Castelli, che con parsimonia e illuminante visione di una gestione societaria sana e virtuosa è riuscito a centrare questo storico obiettivo. Allora, ce l'abbiamo fatta. Amen. E il presidente. Ludo. Presidente. Presidente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Nervosi all'inizio, nervosi alla fine, ma la gioia è immensa. Più è desiderata. Più è desiderata. Allora, non si vince mai. Giovanni, lo sponsor e il presidente Mauro Castelli hanno ragione. Che hanno, ragione perché a festeggiare. E siamo molto contenti e soddisfatti di quanto fatto questa stagione. Merito del presidente, che ha messo su una squadra con le palle, scusatemi, passatemi questo termine. Ha scelto un allenatore in corso d'opera, non era facile. Ha portato dei giocatori che hanno fatto la differenza e questo è il risultato. Complimenti. Senza lui non sarebbe fatto niente. No, insieme. Senza lui non avremmo fatto niente. Io devo fare le pubbliche scuse.
Adesso portaci in Serie B! E ora un po' con calma. Umberto Vezzosi è entusiasma, euforico. Io devo chiedere scusa innanzitutto ai miei ragazzi perché... Non li ho vezzeggiati, ho solo perso la fiducia. Dopo 5 anni di questi sali scendi, il mio cuore non regge più questa situazione. Fibrillazioni, come sono? Quindi sono riempito di pasticche oggi l'ho vissuta in questo modo. Però mi devo scusare perché ho un attimo mancato di fiducia in questi 2 giorni. Ma mi dovete consentire, erano 5 anni, credo che 2 giorni. Grande Mauro! Dolfi, Lorenzo, uno dei... Anche uno perché se voleva vincere qualcosa bisognava venisse qua da noi. A Montevarchi si vince sempre. No, scherzo. È dovuto venire qui. Lorenzo per vincere, Dolfi, bravo. Signori, io direi che uno dei più importanti personaggi che ci ha fatto vivere questa serata... Matteo, vieni qua, Laurinas, vieni qua. I due personaggi che ci hanno fatto gioire questa sera... con le sue triple dalla lunga distanza e con i suoi 20 punti realizzati da dentro il perimetro, Matteo e Kirlis, lo zar di Russia e il ciclone Amaranto. La gioia retina, com'è? I came here with one goal, to bring a championship to the city. Arezzo, this is for you. Praticamente ha citato LeBron James quando è andato a Cleveland e ha detto: sono venuto qua per regalare una cosa a questa città, il campionato, e ha fatto il verso. Ci ringraziamo a nome di tutta la città, Laurinas, sei veramente stupendo, sei stupendo perché ti sei immedesimato nella squadra, hai corso, hai pianto forse anche per la squadra, l'hai fatto, te l'abbiamo visto, nonostante tutte le botte, tutti gli acciacchi che hai avuto, sei sempre stato colui che ha reagito e dalle tue ceneri è risorta praticamente la nostra squadra. You run? Yes, you run a lot during this year. You cry, you give your best effort, you were so important for us. We see that every time that there was a difficult, you had a reaction. Yeah. So, great character, man. Okay. But I want to say thank you to all the people of Arezzo who came here, who believed in us and who cheered for us. Grazie ai cittadini di Arezzo che sono venuti qua a sostenerci e che hanno creduto in noi. Matteo, ora devi parlare per te. La gioia è immensa, tuo babbo l'ho visto come un bambino, chiaramente. Matteo è il più forte del centro Italia, non si può discutere questa cosa. Cioè, Matteo è il più forte del centro Italia, finalmente lo sappiamo tutti. Matteo, allora una dedica ai nostri cittadini. Una dedica ai nostri cittadini che meritano veramente da tanto tempo, da 5 anni e oltre, meritano questa promozione e che la città vuole. Abbiamo visto il palasport estra Mario D'Agata qui da Arezzo, pieno, riempito, a osannare, a tifare fino all'ultimo secondo. Il pubblico è stato fantastico stasera, più delle altre volte, ci ha sempre supportato, ma stasera c'è stato un calore unico. Lo so, io quando ho questa maglia, ho scritto Arezzo, per me rappresenti la città, rappresenti i cittadini, ti fa dare quella spinta in più e aver regalato nuovamente questa categoria ad Arezzo, perché è già la seconda volta che vinciamo il campionato per andare in C1 negli ultimi 4-5 anni, è un grandissimo regalo, sono felicissimo. E... io no. Vorrei fare un paio di dediche se non ti scoccia, caro. Certo, sicuramente, te le avrei chieste. Saranno banali, ma dalla società, perché comunque vada, si è messa in discussione, è andato a prendere due giocatori da fuori per darci una mano, quindi ci ha messo tutto a disposizione, quindi sicuramente grazie alla società. Grazie anche a Beppe, perché questo è un percorso che è stato 2 anni fa ed è proseguito quest'anno. Finito con Oma, però Beppe sicuro ci ha dato una mano importante, ci è rimasto. Giusto ricordare anche D'Elia. Assolutamente, è comunque da importante. Grazie a Omar che è arrivato e si è messo subito con il giusto impegno, con il giusto approccio nella squadra. Umanamente fantastico, ci ha dato la spinta giusta. Vezzosi che cura tutta la parte settore giovanile. E poi ragazzi, i miei compagni di squadra, cioè lo staff, Simone. Pensare che domani si alleni. Io tiro domani. Roma. Simone, Mirko, i compagni di squadra sono stati fantastici. È stato un anno difficilissimo, ragazzi, credetemi, però fantastico a concludere in questo modo. E poi la dedica alla città d'Arezzo, chiaramente. Grazie Matteo per quello che hai fatto, per l'impresa. E a te Carlino, cazzo, eh. Grazie Matteo. Omar.
i meriti chiaramente nella vittoria e nella sconfitta sono sempre del coach. Coach esultante stasera, ma c'è stato un momento di paura stasera. Questo sport è bellissimo perché fino a 3 secondi dalla fine non sai chi vince e chi perde. Siamo stati tra virgolette fortunati perché poteva andare in diverso modo. Sarebbe stata una beffa per noi. Sarebbe stata la legge di questo sport, sarebbe stata, perché in 6 secondi può succedere di tutto. Siamo stati non bravi, siamo stati coscienti di ciò che ci aspettava e è andata bene. Abbiamo fatto un percorso meraviglioso da gennaio in cui eravamo ottavi e non sapevamo se li facevamo questi playoff o no. Siamo riusciti all'ultima giornata ad agganciare il secondo posto. Siamo arrivati oggi 9 di giugno a prendere una promozione in C nazionale dove nessuno 5 mesi fa se l'aspettava. E niente, devo ringraziare questi ragazzi, la società che ha avuto fiducia in me e tutto. Come ho detto al tuo collega, noi essendo una squadra ci prendiamo tutti un pezzettino di merito, tutti i giocatori, la società, chiunque, Federico, Jacopo, il presidente, il vicepresidente, Massimo, tutti. Però mi sento, come ho detto al tuo collega, mi sento di dire 2 parole per 2 persone che secondo me all'interno di questa società sono 2 persone indispensabili, 2 persone in cui la SBA Arezzo, indipendentemente dalla categoria, sono 2 persone meravigliose, sono 2 persone sempre presenti, sono 2 persone che questa squadra non ne può fare a meno. Simone Marracini e Stefano Liberto, grazie a loro.